altri inquadrati. Allora ragazzi, oggi purtroppo ci troviamo a commentare un'altra partita. Abbiamo perso in casa contro il Verona, l'ultima in classifica, una debacle generale. Io sono anche debilitato un po' dalla voce, però sono estremamente deluso, veramente, veramente deluso. Non mi aspettavo una cosa del genere e purtroppo ho ricordo nell'ultimo anno della retrocessione, non c'era retrocesso con Mazzone, che a 42 punti alla fine ci ha toccato fare spareggio. Insomma, sono preoccupato. Ho poca voce, passo parole ai miei commentatori amici. Non c'è altro da dire di quello che ha già detto il presidente, perché oggi la delusione proprio si taglia col coltello. È una cosa che è indegna, indecorosa, non possiamo essere trattati così da una squadra. E il discorso è proprio quello lì, siamo già andati in B con 42 punti, quindi dire siamo salvi a 36, insomma ci vuole ancora, bisogna ancora pedalare, cose che invece i nostri giocatori adesso non sanno fare assolutamente. Esatto. Tu Gianni cosa pensi? Io dico che credo che i tortellini si fanno con la carne, non con dell'aria fresca dentro. Ci vorrebbe due o tre di quei giocatorini qui, questi qui, uno o due almeno, non parlare solo di chiacchiere a vuoto, ho i soldi o non ho i soldi. Quei volzanti zuga, auguri amore. Poi ci sarebbe anche lo Zingaro che vuol dire qualcosa, cosa dici Zingaro? Allora io come vecchio tifoso del Bologna, ieri sera ho avuto una grande delusione. E spero che saremo ripagati con delle migliori prestazioni. E ieri sera mi hanno fatto venire sui testicoli i cosiddetti maroni in dialetto. Esatto. Poi niente, poi ragazzi, qui abbiamo l'uomo, cioè delle bombe, cioè Lucio, il grande Lucio. Io dicono solo che ci vuole un repulisti. Io grido solo, forte Bologna! Perché con quella squadra lì ci salviamo a menadice e basta. Bisogna cacciarli via tutti e tornare a fare la squadra di nuovo, perché non siamo in grado. Però la squadra l'abbiamo appena fatta, cioè adesso il problema è più. No, ma ce ne sono quelli che non servono a niente, per esempio Ferrari che non serve a niente. Esatto, un giocatore impresentabile. Impresentabile. Abbiamo preso Floccari che dovrebbe giocare sulla fascia, fare il secondo tempo, gli fanno fare tutto il tempo che non va neanche a spingere. Ciao, sti troppo. Floccari l'ha voluto il mister, Floccari. Sì, in ogni modo c'è questo. Ragazzi, cose che non va a livello alto. Mai, quello dell'Inter è inguardabile. Esatto. Abbiamo Oklahoma, non lo fanno giocare che è il migliore. Io non riesco a capire. Oklahoma che è migliore. Va bene, sta facendo Mirante, sta facendo delle cappelle micidiali. Non è buono in uscita. Allora, ragazzi, allora poi ci sarebbe Stefano. Io saluto i tifosi bolognesi in Australia, Andrea, Enrico, l'alma, forza Bologna. Esatto, sì. Salutiamo anche il grande Diru dalla Thailandia che ci segue sempre, grande Diru, dai, teniamo botta. Dai. Tutto questo, forza Bologna! Nonostante tutto ci crediamo sempre, avremo da aspettare. Però vi dico, sono deluso, questo è il marchio da salvare, basta, il resto lo andrà cagato. Dai.